Ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione in primo piano. Le dichiarazioni rilasciate oggi dalla Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che a margine della sua presenza a Mercato San Severino per presentare il sito archeologico di San Marco a Rota, si è soffermato con i giornalisti ancora una volta per lanciare il suo allarme, le sue preoccupazioni in merito all'approvazione del disegno di autonomia differenziata che creerà un vero e proprio divario tra nord e sud. La Regione Campania è pronta a proseguire nel lavoro di recupero dell'area archeologica di San Marco a Rota, a Mercato San Severino, dove dagli scavi è venuta fuori la traccia di un mosaico di epoca romana, ma c'è tutta una stratificazione di civiltà e storie diverse che possono e devono essere recuperate. Servono almeno 2,5 milioni di euro, ma c'è l'impegno della Regione Campania a sostenere il comune guidato dal sindaco Antonio Somma. Lo ha garantito il governatore Vincenzo De Luca, che oggi affianca del sindaco e del vice Enza Cavaliere, ha visitato l'area archeologica, soffermandosi poi, a margine della sua presenza con i giornalisti nel comune della Valle dell'Irno, anche su altri argomenti, prima fra tutti l'approvazione dell'autonomia differenziata e quanto significherà per il sud Italia. È una scelta grave che rischia di spaccare l'Italia, come ovvio, ma soprattutto di penalizzare in maniera drammatica il Sud. Pensiamo a due o tre cose concrete. L'autonomia differenziata può consentire alle regioni del Nord di trattenere il residuo fiscale, cioè di trattenere nelle regioni di appartenenza i tributi nazionali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP che matura in quelle regioni, può essere trattenuto fino al 90% in quelle regioni. Dopodiché non si capisce da dove si prendono i fondi per la perequazione, cioè per recuperare il divario fra nord e sud, primo. Secondo, io faccio un esempio concreto perché spesso i cittadini fanno fatica a capire cosa significa l'autonomia differenziata. Se trasferiamo poteri ulteriori nel campo della sanità, mentre oggi abbiamo un unico contratto nazionale per il personale sanitario, medici, infermieri, amministrativi, con l'autonomia differenziata una regione ricca può aggiungere al contratto nazionale anche un contratto integrativo regionale, cioè in concreto può pagare i medici il triplo di quanto non possa fare una regione meridionale. Sarebbe un disastro per la sanità pubblica e avremmo ovviamente un fiume di emigrazione anche di giovani medici dal sud al nord. Questo discorso vale anche per la scuola. Allora, mentre noi abbiamo difficoltà a mandare medici o avere docenti nelle aree interne, se tu triplichi lo stipendio, anche un giovane medico può decidere che per 3 anni, 4 anni va a lavorare in un'area interna e poi si trasferisce nell'area metropolitana. Dunque veramente abbiamo una situazione di grande pericolosità. Non sono stati definiti i LEP, i livelli essenziali di prestazione, era un altro dei vincoli indispensabili, cioè decidiamo prima qual è il livello di servizi che dobbiamo garantire in maniera uguale a tutti i cittadini italiani, dal Piemonte alla Sicilia. Questo punto è saltato, quindi il rischio concreto è che chi è ricco diventa più ricco, chi è povero sarà ancora più povero. Bisognerà combattere per evitare che ci sia questo scivolamento, perché se uniamo l'autonomia differenziata al premierato, ci rendiamo conto che davvero gli equilibri costituzionali, cioè la democrazia del nostro paese, comincia ad essere un po' a rischio. A proposito di università e di studenti, ha destato grande scalpore a livello nazionale l'inchiesta e la denuncia lanciata dal settimanale L'Espresso su un presunto caso di omofobia che riguarda un docente dell'Università degli Studi di Salerno. Oggi Unisa ha annunciato una commissione di inchiesta. In seguito alle notizie pubblicate ieri dal settimanale L'Espresso, l'Università degli Studi di Salerno ha nominato una commissione incaricata di acquisire le informazioni utili alla verifica dei fatti riportati. Sarà anche redatta una relazione istruttoria che verrà poi sottoposta al vaglio del Garante dei diritti degli studenti che è istituito nell'Ateneo di Salerno. Il decreto di nomina e tutti gli atti che saranno prodotti dalla commissione saranno poi inviati alle autorità competenti. A precisarlo è una nota dell'Università degli Studi di
di Salerno, che così entra nel merito di quanto accaduto e delle frasi omofobe rese note ieri dal settimanale Espresso attribuite al professore Carmine Alfano, direttore della scuola di specializzazione in chirurgia plastica dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Subito dopo lo scalpore suscitato dalla diffusione dell'audio è stato lo stesso docente a giustificare le frasi, attribuendole ad un contesto di goliardia e senza l'intenzione di offendere alcuno. Per il docente, che è anche candidato nel ballottaggio per scegliere il sindaco a Torre Annunziata, l'intento di chi ha estrapolato e diffuso a soli 5 giorni dalle urne l'audio ha un evidente e spregevole intento di mettere in ombra la sua persona. A denunciare il comportamento del docente era stata l'associazione Liberi Specializzandi, che si è rivolta al settimanale L'Espresso, che ha poi diffuso l'audio per denunciare frasi omofobe e sessiste che sarebbero state pronunciate da Alfano. Frasi tra le quali «qui esistono gli uomini e le donne, i binari non esistono», oppure «tutti quanti là dentro nel forno crematorio a Cava dei Tirreni e abbiamo risolto il problema». Le frasi sarebbero state registrate dagli stessi specializzanti, che hanno denunciato un clima di intolleranza sul quale ora anche l'Ateneo vuole fare piena luce. Continuiamo con la cronaca, con una notizia che ci viene segnalata dai carabinieri che sono intervenuti per una lite familiare a Cuccaro Vetere. I militari sono stati anche aggrediti, si è registrato l'arresto di un 43enne. I militari erano giunti nell'abitazione su segnalazione di una lite familiare, sono stati aggrediti dall'uomo che li ha colpiti con calci e pugni prima di essere bloccato e dichiarato in arresto. E adesso, a proposito invece di scuola, oggi è la giornata con la quale si sono ufficialmente aperti gli esami di maturità. Ungaretti Pirandello, Levi Montalcini tra le tracce, studenti pronti e preparati, ma ovviamente non è mancata l'emozione della prima prova. Prima prova, quella di oggi, di italiano uguale per tutti, per il primo giorno degli esami di maturità che mette fine ad un percorso di studi di 5 anni. Stesse emozioni, ansia ed entusiasmo per gli studenti che stamani hanno affrontato la prima prova di italiano per una durata massima di 6 ore. Anche nella città di Salerno i tantissimi studenti alle prese con il primo scritto si sono dati appuntamento molto presto dinanzi all'ingresso della scuola dei numerosi istituti di diverso indirizzo. Tutti ottimisti e tranquilli, una forte emozione che stamani ne hanno provato un po' tutti, non solo alunni ma anche docenti e dirigenti, come hanno raccontato questa mattina i professori delle commissioni degli esami di Stato del liceo scientifico Francesco Severi di Salerno, diretto da Barbara Figliolia. Circa 300 i ragazzi impegnati nella prima tappa, che nella scuola del liceo Severi è iniziata intorno alle 9 dopo la rivelazione delle tracce e le procedure di stampa. Pirandello, Ungaretti, ma anche il tema dei conflitti, buona parte delle ipotesi per il toto esame girati negli ultimi giorni per la prima prova della maturità hanno comunque trovato conferma. Svelate le tracce per il tema di italiano scelte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'analisi del testo, il testo argomentativo, il tema di attualità con Rita Levi di Montalcini con l'elogio delle imperfezioni e Maurizio Caminiti con profili, selfie e blog. I ragazzi si sono mostrati comunque preparati ad affrontare la prima prova della loro vita, come ha dichiarato ai nostri microfoni il docente di italiano e latino Ciro Ambrosio. Più che quando hanno ricevuto le tracce, probabilmente quando hanno letto poi il contenuto delle tracce, si sono tutti quanti tranquillizzati, perché comunque è un esame di Stato, forse è il primo vero esame che fanno questi ragazzi. Poi questi ragazzi comunque sono anche quelli che hanno trascorso quel periodo antipatico della pandemia, quindi diciamo noi ci portiamo ancora appresso un poco di anni che dovuti alla pandemia, in cui i ragazzi hanno fatto scuola in un modo particolare, ecco, quindi loro un po' spaventati lo erano, temevano questo esame. Ungaretti, Pirandello, c'era da attendersi insomma questi nomi, non si attendevano probabilmente proprio queste tracce, ma sicuramente è una prova di italiano che permette di spaziare un po' a tutti. Ma sicuramente, diciamo che nelle loro aspettative c'erano forse altri autori, forse più contemporanei, non sicuramente questi, però io a quello che ho capito, contentissimi
di quello che è arrivato e di quello che hanno trovato stamattina, perché non solo la tipologia di Ungaretti e Pirandello, ma anche le altre tipologie sulla Guerra Fredda, la tipologia B per esempio, molto, molto simpatica, e poi c'erano la tipologia C, tutte e due le tipologie C, molto molto belle come, come tracce, proprio belle tracce proprio quest'anno, i ragazzi contentissimi. La guerra, la pace, la speranza, le riflessioni, le imperfezioni. C'era tanto, c'era veramente tanto da dire in queste tracce. I ragazzi oltretutto possono seguire veramente quelle che sono le proprie inclinazioni in questo compito, perché c'era spazio per metterci tutto quello che sta succedendo anche oggi nel mondo, quindi aprirsi anche a delle riflessioni contemporanee molto, molto serie. Un esame di maturità con i nativi digitali, sempre alle prese con il cellulare, con le ricerche online, anche questa volta hanno dovuto mollare tutto. Sì, hanno dovuto mollare tutto, però una delle tracce della tipologia C era proprio sul diario, su come è cambiato il diario. Il diario di una volta sul taccuino, sul libricino, sul quadernino personale, e invece oggi il blog personale, una specie di diario in cui è cambiato un po' il modo di presentarsi e di rapportarsi agli altri, di vedersi e di rapportarsi agli altri. C'è un'emozione, qualcosa che ha catturato anche lei questa mattina e che resterà in questa prima giornata degli esami di maturità? Ma questo sempre, perché ogni volta che si fa l'esame di Stato anche noi ritorniamo a metterci in discussione, siamo un po' come i ragazzi che rivivono un po' l'emozione dell'esame. Certo, non viviamo più l'attesa come l'hanno vissuta loro, però la mattina dell'esame siamo sempre un po' in fibrillazione, quando arrivano le tracce non sappiamo che cosa ci aspetterà e come e cosa capiterà ai nostri ragazzi, perché poi alla fine noi siamo affezionati ai nostri ragazzi, quindi vogliamo il meglio per loro e quindi vogliamo che l'esame sia una bellissima esperienza e che non sia traumatica, perché certe volte può portare anche a dei ricordi un po' spiacevoli. Noi cercheremo di renderli tranquilli, di farli stare sereni. Ed oggi, in questa giornata speciale di avvio degli esami di Stato, abbiamo provato a chiedere anche al primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli, il suo personale ricordo dell'emozione del giorno degli esami, con gli esami di maturità. La giornata importante, quella di oggi, 19 giugno, un legame particolare della città con la Salernitana, ma quella di oggi coincide anche con la data della prima prova per i diplomandi. Sì. I diplomati, ai ragazzi faccio i miei migliori auguri, è una tappa importante, è un rito di passaggio che è interessato ciascuno di noi. La Salernitana, purtroppo questa data coincide con i funerali di Novella, Giovanni Novella, un cittadino di Salerno illustre, un grande tifoso della Salernitana, un personaggio molto amato e molto popolare. Si terranno i funerali oggi alle 4 al Duomo e quindi c'è un po' questa distonia, e forse il miglior modo per onorarlo sarà proprio ricordarlo nella sua veste più autentica e più vera, quello di una persona che amava Salerno e che amava naturalmente la Salernitana. Vedere i ragazzi impegnati nella prima prova scritta è un po' fare un tuffo indietro nel tempo, lei cosa ricorda del suo esame di Stato? Questo è un passato più che remoto. Mi ricordo che quando feci l'esame fu l'ultimo anno in cui si facevano tutte le prove. Io facevo il liceo classico, ho fatto la versione di latino, due versioni di latino, la versione di greco e il tema di italiano. E poi tutte le materie si portavano. Dopo la riforma le cose si sono semplificate. Io fui l'ultimo, cioè io, la mia generazione è stata l'ultima a sostenere l'esame vecchio tipo, ed era un cimento assolutamente impegnativo. Io ricordo le nottate di studio, i ripassi, le preoccupazioni, ma è stato qualcosa di formativo che credo valga per la mia generazione e vale per le nuove generazioni. Prima si scriveva tutto a penna, le cartucciere, oggi invece bisogna riporre i cellulari sul tavolo della cattedra. Sì, i tempi mutano i tentativi di benevolmente affrontare l'esame con qualche supporto non propriamente lecito, ma diciamo alla fine il problema è questo, che non bisogna sapere tutto, ma bisogna sapere dove poter ricercare.
Quindi questa consapevolezza, come diceva Umberto Eco, probabilmente è la parte più formativa nella coscienza critica degli studenti e delle nuove generazioni. Non è stato un vero e proprio esame, ma certamente un po' come ritornare tra i banchi di scuola anche per noi questa mattina, ospitare all'interno della nostra redazione i piccoli alunni dell'Istituto Comprensivo Medaglie d'Oro che stanno seguendo un po' di giornalismo e hanno voluto vedere da vicino come si realizzano le varie fasi di produzione del TG e li abbiamo avuti ospiti in mattinata nella nostra redazione. Buongiorno, benvenuti al TV Oggi, cioè a TV Oggi di Salerno. Noi siamo l'Istituto Comprensivo Medaglie d'Oro di terza A e di terza C. La campanella, quella dell'allegria e dell'entusiasmo questa volta, è suonata per la nostra redazione che ha spalancato questa mattina le porte agli alunni delle classi terza, quarta e quinta dell'Istituto Comprensivo Medaglie d'Oro di Salerno che stanno seguendo un PON sul giornalismo con le maestre Gabriella Ruoccolo e Paola Vaiano. Accompagnate proprio da loro, i piccoli cronisti in erba hanno visitato con attenzione i nostri spazi ponendo domande curiose per niente banali per scoprire quello che per molti di loro è ancora un mestiere affascinante. A colpirli in modo particolare è stata la fase del montaggio e della messa in onda. Qui l'editore di TV Oggi, Remo Lambiase, ha spiegato agli speciali ospiti quella che noi chiamiamo la stanza dei bottoni, la regia automatica, la post-produzione dei servizi, i differenti ruoli delle figure professionali che devono necessariamente lavorare in squadra per poter realizzare il prodotto finale, ovvero l'edizione quotidiana del nostro TG. Questa uscita rientra nel PON estivo dal titolo Medaglie d'Oro News, organizzato e voluto dal nostro istituto, l'Istituto Comprensivo Medaglie d'Oro di Salerno. È un'opportunità per i bambini di conoscere sul campo una delle redazioni che svolgono attività giornalistiche e quindi di poter avere un'esperienza importante, insomma, che rimanga in loro e che dia anche emozioni diverse rispetto alla didattica tradizionale. E poi l'ingresso nello studio vero e proprio, la gara a vestire per un attimo i panni del conduttore del TG, cimentarsi nella lettura delle news, provare a comprendere difficoltà e fascino di un mestiere che ha ancora tanto interesse. Mi sono molto emozionata perché non sono mai andata in uno studio giornalistico, il telegiornale, e anche se non ho letto le notizie lì mi sono molto divertita, grazie per averci portato, cioè ospitato. È stato molto bello vedere anche il retroscena di quello che si vede in TV, è anche un'esperienza da fare nella vita, perché comunque è molto interessante e carino. Di questa giornata mi è piaciuto che ci avete fatto vedere tante cose che noi non sapevamo, perché non siamo come voi che lavorate tanto per fare tante cose bellissime. L'ufficio dove fanno i TG, dove stanno tutte le telecamere. Mi è piaciuto che ci avete fatto vedere come fate le notizie, i giornali. E tutti quanti si sono emozionati, soprattutto io. Mi è piaciuto quando siamo venuti in questa sala, perché è molto grande e mi piace che ci sono tante telecamere ed è ambientata bene. Venire qua a vedere lo studio televisivo. Mi piace raccontare le cose. Questa gita, possiamo dire, ho capito che il giornalismo è un lavoro difficile ma divertente e che è molto interessante e fa capire alle altre persone le cose che accadono in altri posti. Il giornalismo è bello perché troviamo le notizie, le cose belle e le cose brutte. Vuoi fare la giornalista da grande? Io sogno di fare l'astronauta, però come alternativa voglio fare la giornalista perché è una fonte di ispirazione per grandi e piccini. Arrivederci dagli alunni di giornalismo. Okay.
Tanta, veramente tanto entusiasmo e simpatia. E adesso continuiamo con le notizie, dibattiti sui temi di grande attualità con ospiti d'eccezione, cultura, musica e intrattenimento si alterneranno nell'estate 2004 della quinta edizione del Festival delle Colline Mediterranee, che prevede 6 appuntamenti dal 17 luglio al 2 agosto nella cornice dell'anfiteatro della Tenuta dei Normanni a Salerno. Questa mattina la presentazione della manifestazione. Sarà Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, a ricevere a Salerno il premio Normanno 2024. Gli sarà conferito il prossimo 17 luglio in occasione della serata inaugurale del Festival delle Colline Mediterranee, che si aprirà con un talk sul tema della lotta alla criminalità. Saranno 6 in totale gli appuntamenti dal 17 luglio al 2 agosto che si svolgeranno nella cornice dell'anfiteatro della Tenuta dei Normanni nel quartiere Giovi a Salerno, dove al suo quinto anno consecutivo il Festival delle Colline Mediterranee riproporrà la formula consolidata e di successo con un'alternanza di momenti di confronto e di grande attualità, serate dedicate a musica, intrattenimento e spettacoli live. Promossa dall'Associazione Culturale Dopo, con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio, Confindustria, Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell'Università degli Studi di Salerno, con il sostegno tra gli altri della Banca Montepruno, è stata presentata questa mattina Palazzo di Città nel corso di una conferenza stampa. Come sempre sarà un giornale che diventa talk e spettacolo. Avremo 2 momenti importanti di talk con il cardinale Zuppi, quello che abbiamo definito l'inviato prestigioso, autorevole del Papa nel mondo per la pace, quello che conduce le grandi missioni a Gaza così come a Kiev, per cui sarà un lunedì 22 luglio di incontro con i giovani, poi ci sarà il procuratore Gratteri che verrà a parlare di mafia e 'ndrangheta, poi naturalmente tanto spettacolo, da una serata dedicata interamente a Fabrizio De André grazie al Conservatorio Martucci che ci proporrà il vincitore del premio De André, a una serata dedicata alle grandi colonne sonore di Ennio Morricone con Nello Salza, che sarebbe la tromba, colui che ha suonato per anni la tromba di Ennio Morricone. Vengo molto anche alla serata dedicata ai Beatles, una serata che avrebbe dovuto presentare Ernesto Assante, non sarà così, ma con altrettanto prestigio, pensando sempre al nostro caro Ernesto che ci ha lasciato, provvederà Carlo Massarini con i Beatbox per una serata dedicata alle grandi musiche dei Beatles. Concluderemo con la consueta festa dell'estate con tutti i DJ di RDS che verranno a intrattenere i nostri ragazzi. Spettacolo, riflessione e tanto divertimento. E abbiamo rinnovato questa partnership che ormai va avanti da alcuni anni, perché riteniamo che questo festival sia uno degli appuntamenti culturali più importanti della città di Salerno e non solo. Il parterre è sempre ricco di ospiti illustri, i temi che vengono affrontati sono temi diciamo, molto delicati, importanti e ovviamente vengono approfonditi perfettamente tramite tutto ovviamente Edoardo Scotti e tutta l'organizzazione del festival. Noi naturalmente come banca locale ci teniamo tantissimo a supportare questi eventi culturali e musicali importanti sul territorio e quindi la collaborazione con l'associazione Dopo e tutta l'organizzazione del festival è venuta naturale e siamo contenti di esserci ancora. Andiamo a Battipaglia perché sarà Villa Tre Dame ad ospitare in fine settimana a partire da sabato un raduno spirituale con monaci tibetani. Tutti i dettagli nell'intervista a Valentina D'Alessandro, l'organizzatrice. 2 giorni di meditazione spirituale con i monaci tibetani, più precisamente come si articolerà il programma di questa iniziativa? Allora, l'evento si terrà il 22 e il 23 giugno presso Villa Le Tre Dame, una location suggestiva. Ospiteremo i monaci tibetani che ci accoglieranno e c'è una cosa molto bella da dire, i monaci lasciano il Tibet e per un anno vanno in giro per il mondo a raccontare la loro filosofia. Quindi in questo evento ci saranno diversi momenti speciali, ci sarà la possibilità di fare meditazione con le campane tibetane, ci sarà la possibilità di fare dei massaggi olistici, ci sarà inoltre una signora che leggerà l'aura e quindi il campo magnetico ed inoltre i monaci tibetani creeranno il mandala. Chi secondo lei deve partecipare a questa iniziativa?
Allora, il mantra dell'evento sicuramente è disconnettersi per connettersi con se stessi, e quindi chi vuole trovare la pace interiore, ma anche semplicemente per chi vuole approcciarsi ad una filosofia nuova, o comunque vuole passare dei momenti in tranquillità. Ribadiamo l'appuntamento. L'appuntamento è per il 22 e il 23 giugno a Villa Le Tre Dame a Battipaglia. Bene, tra poco c'è l'informazione sportiva, restate con noi, ci sta spazio ora per le previsioni del tempo. In collaborazione con... Tua estate. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, schiarite ma con velature. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Festeggiamenti in tono ridotto per la Salernitana. Il tradizionale corteo del 19 giugno è stato sostituito con un raduno davanti al Vestuti alle 19:19. Ieri proprio all'interno dello storico stadio di Piazza Casalbore c'è stato spazio per l'esposizione un po' di storia attraverso maglie, striscioni e sciarpe. Gli ultras dell'UMS hanno organizzato con la solita passione la 2 giorni di celebrazioni al Vestuti per il compleanno della Salernitana. La ricorrenza dei 105 anni di vita della squadra cittadina però si interseca con troppi lutti che hanno segnato nel profondo la tifoseria. La morte del magazziniere Granata Gerardo Salvucci, quella di Armando Menardi, alle cui esequie svoltesi a Torrione hanno partecipato in tantissimi, e la recente scomparsa di Gianni Novella, la cui immagine è stata proiettata ieri sera sulla facciata del Vestuti, sono stati momenti di estremo dolore e cordoglio per tutti. Per questo si è deciso di annullare il tradizionale corteo, optando per il raduno davanti al Vestuti per le 19:19. Ieri, proprio all'interno dello storico stadio di Piazza Casalbore, c'è stato spazio per l'esposizione di maglie, sciarpe e striscioni storici. Sul prato, invece, i bambini delle scuole calcio hanno dato vita ad un torneo all'insegna della passione e del divertimento. La voglia di confermare e rinnovare il proprio amore per la Salernitana è inalterata, ma a questo 19 giugno si è arrivati con una serie di lutti che hanno segnato tutti ed è stato ritenuto giusto ed opportuno concentrare le celebrazioni tra Piazza Casalbore e il Vestuti. L'augurio è che per i 106 anni si possa festeggiare con uno spirito diverso, ritrovando il sorriso che oggi è impossibile avere, perché il dolore per le recenti perdite di 3 figure a loro modo importanti del mondo Granata è grande, troppo grande. Armando, Gerardo e Gianni, questo 19 giugno è nel vostro ricordo, perché Salerno non dimentica chi ama la Salernitana. Beh, sul fronte societario ancora nessuna novità in casa Granata, intesa ormai raggiunta con Andrea Sottili che sarà il nuovo allenatore. Mercato invece Castano sa ad un passo dal Verona. L'intesa con Andrea Sottili ormai raggiunta, accordo biennale tra la Salernitana e il tecnico piemontese. Sottili non allenerà Ciao Napoli, promesso alla Lazio, e Castano sempre più in direzione Verona.
Il suo agente Mario Giuffredi ha parlato del centrocampista cipriota con Petrachi, che ha preso atto della volontà del calciatore di restare in massima serie. La Salernitana conta di ricavare almeno 2 milioni di euro dalla cessione di Cassans, mentre si è messa in lista per Gennaro Tutino, appena riscattato dal Cosenza ma desideroso di partire verso altri lidi. L'ex Granata vorrebbe tentare il salto in massima serie, ma non disdegnerebbe neanche un campionato libico con prospettive importanti. La Salernitana cederà anche l'Astana Koulibaly, Pirlo e Dia. Per quest'ultimo la Lazio è in fase di riflessione, visto che Baroni potrebbe preferirgli Noslin, che ha allenato al Verona. Deciderà Lotito. La Salernitana è a caccia di un portiere. Tiam de la Spal piaceva già l'estate scorsa e chissà che questa volta non possa essere qualcosa in più di un'idea. C'è qualche richiesta per Maggiore, Diano in cui piace anche al Parma. Restano da sistemare Bonazzoli, Michel, Valencia, Sepessimi. Petrachi sta lavorando alacremente per sfoltire e ricostruire l'organico da affidare ad Andrea Sottil, che dopo l'esperienza di Pagani è pronto a ripartire dalla Campania. È tutto per questa edizione del nostro TG, che vi ricordo potete riguardare attraverso i nostri canali social, il sito e anche Facebook. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.